forse un momento di parola più solito, perché sono un posto giusto, è un posto, perché sono un posto, perché sono un posto, perché man mano affluendo al Palacheop, ma ora si osserva un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'alluvione marchigiano. Minuto di silenzio, termina qui, assolutamente doveroso in memoria di quanti hanno perso la vita purtroppo nell'alluvione marchigiana di ieri. Detto questo, voltiamo pagina in modo repentino e si comincia. La gara è incominciata da appena 10 secondi, 0-0 ovviamente il risultato, mentre seguiamo questa prima azione di attacco da parte della formazione locale. Diamo lettura, come detto, degli schieramenti in campo, cominciando per dovere di ospitalità dalla Secur Fox Ariosto Ferrara, salutando anche tra le altre cose quanti ci stanno in questo momento seguendo dalla città estense e dalla sua provincia. Quindi Secur Fox Ariosto Ferrara che in questo momento attacca con il numero 1 Elisa Ferrari portiere, con il 5 Chiara Ferrara, con il 7 Costanza Pavanini vice capitana, con il 9 l'ex biancorossa Maya Tanic, con il numero 10 Aurora Ianni, con il numero 12 Gabriela Vitale portiere, con il numero 14 Martina Lobiundo, con il 22 Anna Maria Irone, con il 24 Maria Fernanda Marrocci, con il 25 Elena Angelini, con il 28 Sara Ottani, con il 77 la capitana sempre verde Katia Soglietti, con il 92 Stefani Petrova, con il 98 Sandra Radovic, ma intanto mentre l'allenatore Carlos Alberto Britos, ma intanto Simona Artoni ha aperto le realizzazioni per quanto riguarda questa partita, per quanto riguarda la Casagrande Padana, mettendo a segno il primo gol di questo incontro, quindi 1-0 per la Casagrande Padana. La formazione ceramica che si presenta qui al Palacheope con la seguente formazione: numero 1 Valentina Bonaccini portiere, con il numero 2 Chiara Rondoni, con il numero 3 Asia Mangone, con il 5 Nicole Giombetti, con il numero 8 la vice capitana Francesca Franco, con il numero 9 Sabrina Capellini, con il numero 10 la capitana Ilenia Furlanetto Savasandir, non potrebbe essere altrimenti, con il numero 12 il portiere Nadia Ayelen Bordon, con il numero 13 Sara Postol, con il numero 14 Simona Artoni che avete appena visto realizzare il primo gol di questa gara, con il numero 16 Viola Giubbini portiere, con il numero 18 Alessia Artoni, con il 21 Matilde Giovannini, con il 24 Naomi Marquez Abiche, la cubana arrivata qui a Casagrande con il mercato estivo, con il 26 Giulia Mattioli, con il numero 33 Gaia Lusetti, allenatore come detto Marco Agazzani, e intanto mentre parlavamo Katia Soglietti, la capitana ferrarese, ha messo a segno il punto del pareggio con uno dei suoi ormai ben noti colpi di genio dal punto di vista offensivo. Quindi 1-1 è tutto da rifare, come dicono i commentatori qualificati. 1-1 tra la Casagrande Padana e la Secur Fox Ariosto Ferrara. In questo momento seguiamo l'azione offensiva della Padana con Gaia Lusetti, cerca di scardinare la difesa bianco-azzurra. Alessia Artoni viene atterrata per mano di Sandra Radovic, il nuovo terzino serbo, arrivata anche lei a sua volta a Ferrara durante il mercato estivo. Vengono inflitti 2 minuti al terzino serbo classe 98 in forza la Secur Fox, e la Casagrande Padana ha la possibilità di tornare in vantaggio usufruendo di un rigore. Dai 7 metri si presenta immancabilmente Ilenia Furlanetto, questo è un super scontro, Ilenia Furlanetto contro Elisa Ferrari, uno scontro tra due atlete di assoluta esperienza, questa volta per la gioia della compagine ceramica alla meglio Ilenia, che porta la Padana di nuovo avanti nel punteggio 2-1 il risultato. Ora
vedremo come sarà, come si articolerà la risposta ferrarese. Petrov, Maja Tanic, ancora Maja Tanic che è in questa fase ha un po' la funzione di pendolino del gioco targato Secur Fox. La difesa comunque casalgrandese riesce almeno in questi ultimi frangenti, in questi ultimi istanti, a difendersi con ordine. Attenzione all'azione della numero 5 Chiara Ferrara, che tuttavia viene fermata irregolarmente secondo gli arbitri, e così la compagine ospite potrà usufruire di un rigore. Questa volta se ne incarica Katia Soglietti, capitana bianco-azzurra, contro la giovane Valentina Bonaccini da San Rufino. Soglietti contro Bonaccini, alla meglio Katia Soglietti, che a dire la verità difficilmente sbaglia in questi frangenti. 2-2, ancora parità in questo intensissimo derby, intensissimo fin da queste prime fasi, in questo intensissimo derby emiliano. Quindi non andate via, restate in collegamento su Eleven Sports, perché ne vale davvero la pena, e ne vale la pena anche per questo gol in elevazione di Ilenia Furlanetto. Due centri personali per lei, 3-2 per la padana. Dicevamo prima che entrambe le contendenti questa sera provengono da una sconfitta, sconfitte onorevoli comunque contro avversarie che sicuramente saranno tra le principali protagoniste della lotta per guadagnare i playoff scudetto. Nella fattispecie, attenzione, intanto tenta il pallonetto Chiara Ferrara, ma è sfortunata perché la palla va a incocciare sul palo a sinistra di Valentina Bonaccini, e così la casalgrande padana può ripartire. Marquez Habi, che non riesce ad agganciare la palla che Lusetti le aveva servito, quindi torna in avanti Ferrara. Ferrara che lo scorso sabato ha perso in casa contro Bressanone con il punteggio di 29-37. Nonostante questo largo punteggio, la Secur Fox è comunque riuscita a farsi onore, a dimostrare già una buona intelaiatura di gioco. Ora ovviamente l'obiettivo delle ferraresi sta nell'amalgamare al meglio le nuove arrivate che si sono aggregate alla formazione dell'Ariosto con il mercato estivo. Sandra Radovic intanto realizza il punto del pari. Sandra Radovic, anche lei fra i volti nuovi dell'Ariosto, cerca di rispondere Simona Artoni, reclama un intervento su di lei, ma gli arbitri Zancanella e Testa sono irremovibili nel far proseguire la manovra. Vediamo Katia Soglietti che dall'ala non perdona, sul rovesciamento di fronte realizza il terzo centro personale, e adesso avanti ci sono le Volpi, le possiamo chiamare così dato il nome dello sponsor, ci sono le Volpi ferraresi, Casalgrande 3, Ferrara 4. Per quanto riguarda la Casalgrande padana, le biancorosse provengono invece dalla sconfitta sul parquet della Iomi Salerno, vice campione d'Italia in carica, un 33-22 che comunque ammonisce in modo sicuramente eccessivo le biancorosse, in virtù della buona pallamano che la formazione di Casalgrande ha mostrato fin quasi al 50esimo, fino al 47esimo. La padana era pienamente infatti in partita per piazzare quella che sarebbe stata una vera impresa, cioè ottenere un risultato utile su un parquet quasi inviolabile come quello del Palapalumbo di Salerno. Ma queste sono altre considerazioni, adesso è già tempo di tornare in partita. Alessia Artoni si lamenta un po' con gli arbitri, vorrebbe, però gli arbitri concedono il rigore alle padrone di casa. Infatti Alessia era stata fermata irregolarmente da parte della retroguardia ospite, quindi ancora una volta il duello Ilenia Furlanetto e Elisa Ferrari. Furlanetto Ferrari, Furlanetto ancora una volta prevale 2 su 2 dai 7 metri per lei, ed è di nuovo parità, gara avvincente, gara che non sta tradendo le attese fin da questi primi istanti. Elisa Ferrari, dicevamo, portiere di origine bolognese, bazzanese per essere precisi, è tornata a Ferrara quest'estate per motivi soprattutto lavorativi, dopo una plurititolata carriera nelle file della Iomi Salerno, squadra di cui lei nel corso degli anni ha saputo diventare un vero e proprio punto di riferimento. Dicevamo, ecco, e in questa partita ci sono anche due ex sicuramente di spessore. Dicevamo prima di Maja Tanic, che in questo momento veste la maglia ferrarese con il numero 9, ma ha giocato a Casalgrande nella stagione 2019-20, che poi venne interrotta a causa della pandemia, e nella stagione 19-20 Naomi Marquez Habiche, oggi a Casalgrande, giocava invece nei ranghi dell'Ariosto, quindi ora si ritrovano a maglie invertite. Ilenia Furlanetto intanto
vera e propria trascinatrice in questi primi 8 minuti di gioco, segna e riporta la Padana avanti sul 5-4. Agazzani sicuramente gradisce, e non poco, questo atteggiamento che la Padana sta manifestando in queste fasi iniziali del confronto, ma è una gara che sicuramente ha ancora molto da dire, quindi rimanete su Eleven Sports, anche perché Eleven Sports, come è noto, vi fornirà anche in questa stagione tutte le cronache in diretta, telecronache in diretta delle gare di pallamano a uno femminile, oltre che di Serie A Gold maschile. E tra queste ci sono anche le sfide interne della Casa Grande Padana, con i collegamenti che si svolgeranno sempre qui dal Palazzetto Cheope in via Aosta. Il prossimo è fissato proprio tra 7 giorni, quando qui al Cheope le biancorosse sfideranno Bressanone, ma di questo avremo tempo e modo per parlare durante la ripresa. Intanto Ferrara perde palla, può ripartire Casalgrande con Marquez e Biche, Lusetti ancora Furlanetto, molto cercata dai compagni di squadra grazie al suo ottimo avvio, la centrale Gaia Lusetti gira per Naomi, Marquez e Biche che cerca il tiro, ma questa volta Sandra Radovic fa ottima guardia su di lei, sul rovesciamento di fronte la Secure Fox, Chiara Ferrara colpisce il secondo legno nel giro di pochi minuti, veramente sfortunata la numero 5 ospite. Ma riparte Casagrande con Marquez e Biche, alza il tiro, la mira però non è delle migliori in questo caso, e riparte la Padana, e riparte Ferrara, pardon, e questa volta, scusate il gioco di parole, Chiara Ferrara non sbaglia e mette a segno a tu per tu con Valentina Bonaccini il punto che vale il 5-5. Quando stiamo veleggiando verso il decimo minuto che scocca in questo momento, sfida in perfetta parità, 5 reti per parte. Ripetiamo, il punteggio, come sempre varie volte, a beneficio di quanti in questo momento non potessero dare sufficiente attenzione ai monitor in quanto impegnati in altre attività. Quindi Casalgrande 5, Ferrara 5, in questo momento la Padana perde palle, perde un'occasione preziosa per riportarsi avanti, perché lo stiamo capendo già in queste prime fasi, qui ogni imperfezione, ogni errore può risultare determinante ai fini del punteggio finale. Ilenia Furlanetto lancia Alessia Artoni, e Alessia Artoni, la pivot di Casalgrande, non sbaglia a tu per tu con Elisa Ferrari e realizza il punto del 6-5. La Padana è ancora avanti, ma la gara è ancora lunghissima. Una Secure Fox che si presenta questa sera al gran completo, Sandra Radovic intanto riporta l'equilibrio nei conti, una Secure Fox che si presenta al gran completo, la Casagrande Padana invece quasi, ci sono due importanti defezioni nella formazione di casa, entrambe per infortunio, Elisa Rondoni e Caterina Maria Mutti, entrambe infortunate. Per la Mutti comunque dovrebbe essere imminente il rientro, che è previsto già per la prossima settimana in occasione della sfida contro Bressanone, mentre invece più lunghi i tempi per quanto riguarda Elisa Rondoni. Per il resto è rientrata Asia Mangone, che a Salerno non ha potuto scendere in campo sempre a causa di problemi fisici, e è rientrata anche Sabrina Capellini, che a Salerno non è scesa in campo a sua volta a causa di impegni personali. Intanto c'è il gol di Ilenia Furlanetto, 3-3 dai rigori per lei, 5 i suoi centri personali. Una Padana che però è prima questa sera di Marianna Orlandi, fuori anche lei per impegni personali, ma comunque tornerà sicuramente a partire dal prossimo sabato per la gara interna, per una sorta di gran gala che si svolgerà qui al Palacheope, niente po' di meno che contro le campionesse d'Italia in carica targate Bressanone. Sandra Radovic intanto, vediamo l'azione in penetrazione, il servizio per Maria Fernanda Marrocci, che tuttavia viene fermata irregolarmente dalla retroguardia avversaria, quindi è Ferrara a mantenere il pallone in attacco in questo momento, quando siamo oltre il 12° minuto. Radovic, attenzione a Tanic, la palla non filtra a beneficio di Katia Soglietti, ma è ancora la Secure Fox in avanti con Soglietti. Stefani Petrova con il numero 92, la bulgara arrivata anche lei con il mercato di qualche settimana fa. Vediamo Radovic molto attiva in questi primi minuti, Radovic non filtra
per Petrov, ma la Secur Fox mantiene ancora la palla in avanti alla ricerca di un pareggio. Attenzione però, perché Ferrari sotto passivo deve tirare, ci prova Sandra Radovic, ma il tentativo è fuori misura. Buon per la Casalgrande padana, che mantiene così la posizione di vantaggio sul 7-6 e ora può raddoppiare il margine favorevole. Ma Gaia Lusetti va a sbattere contro il muro del fortino bianco-azzurro e nella fattispecie contro Sandra Radovic. Tuttavia viene dato fallo in attacco e quindi è la Secur Fox a riprendere il gioco. Qualche protesta da parte del pubblico, comunque sia Zancanella e Testa questo hanno decretato e quindi non si può più replicare. Palla ancora alla Secur Fox alla ricerca del pareggio con Maja Tanić, vediamo in questo momento. E adesso Sandra Radovic veramente attivissima e ancora Radovic cerca il tiro, si fa largo tra le maglie della difesa biancorossa, ma è ottima in questo frangente Valentina Bonaccini a respingere il suo assalto. Gaia Lusetti la centrale al tiro, ma c'è il contrasto su di lei di Maja Tanić e quindi si riparte con un'occasione per Casalgrande, con un rigore per Casalgrande, così la formazione allenata da Marco Agazzani potrà piazzare l'8-6 ha nelle mani la palla del potenziale 8-6, palla che staziona in questo momento nelle mani esperte e sicure di Ilenia Furlanetto, ma di fronte a lei c'è un'avversaria di altrettanto sicurezza ed esperienza come Elisa Ferrari, che questa volta la meglio, ma attenzione al rimbalzo. Furlanetto con il cucchiaio sbaglia il rigore, ma poi sulla respinta del portiere mette a segno un cucchiaio, un pallonetto vincente che decreta comunque l'8-6. Primo mini solco, primo mini allungo di questa partita, un allungo di marca biancorossa, ma comunque non siamo neppure a metà del primo tempo, quindi sicuramente la Secur Fox sarà ben lungi da voler tirare i remi in barca proprio adesso. Vediamo Britos, del resto ancora concentratissimo, così come anche Agazzani, il suo collega di Casalgrande. Adesso vediamo la Secur Fox manovrare sempre con Radovic e Tanić, che sono un po', voglio dire, le ispiratrici in queste fasi del gioco ospite. C'è un'ottima conclusione da parte di Stefani Petrova, centrale terzino classe 2003, arrivata dalla Bulgaria quest'estate tra i volti nuovi della compagine Ariostea. 8-7, Stefani Petrova quindi, che anche lei a sua volta comincia a far sentire il proprio concreto contributo sulle sorti di questa partita e in particolare sulle prospettive dell'Ariosto. Ancora Furlanetto, veramente col dente avvelenato, sportivamente si intende, Marquez Rabic, Furlanetto, adesso ancora Gaia Lusetti per Furlanetto, vediamo cosa si inventerà. Si inventa il tiro, ma il tiro è un po' smorzato, non è dei migliori questa volta, così Elisa Ferrari a buon gioco nel lanciare il contropiede di Chiara Ferrara, che a sua volta non fallisce, mette dentro il suo secondo gol personale e così riporta in un amen. Fino a poco fa eravamo sull'8-6 a favore delle biancorosse e ora siamo già sull'8-8. Tutto da rifare ancora una volta, grande partita sicuramente che merita di essere vissuta intensamente e non a caso c'è una degna cornice di pubblico qui al Palazzetto Cheope. Più tardi il nostro operatore Carloni ve la farà, immagino, intravedere questa ottima cornice di pubblico che è convenuta qui in via Aosta per applaudire ovviamente le biancorosse, ma c'è anche una buona rappresentanza ospite come sempre in questo derby dell'Emilia. Ricordiamo che il Palacheope sarà teatro anche domani. Intanto c'è questo gran gol in sottomano di Stefani Petrova che permette alle biancoazzurre di piazzare il sorpasso. Ha tutta una serie di sorpassi e controsorpassi in questo primo tempo. Fin qui nessuno ha ancora chiesto il time out, quindi entrambe le squadre in questo momento sono particolarmente sicure del lavoro svolto in settimana. Gli allenatori non ritengono a quanto pare opportuno dare ulteriori indicazioni. Questo, insomma, è un elemento ulteriore che si aggiunge, che si immette tra le tante tematiche che questa sfida ci sta ponendo all'attenzione. Marquez, Naomi Marquez Abike, l'ex di turno
con il numero 24, terzino cubano, classe 2000, a Salerno sabato scorso ha siglato ben 8 gol. Questo invece è il suo primo questa sera, 9-9, ma attenzione a Maja Tanić, che un po' aiutata dai pali, dai montanti, riesce a individuare il punto che vale il nuovo vantaggio ferrarese. Intanto in porta è subentrata Nadia Ayelen Bordon per la Casagrande Padana, ancora non al meglio della condizione fisica, ma comunque nelle condizioni di poter giocare più minuti rispetto a quanti ne abbia disputati una settimana fa a Salerno. Quindi Nadia Ayelen Bordon ora in porta per la compagine di casa, che ora manovra l'azione di attacco con Furlanetto. Su di lei c'è il contrasto di Stefani Petrova, ma la palla resta comunque nelle mani della Casagrande Padana, che ora con Franco dai 9 metri procede a servire Furlanetto. Ilenia Furlanetto non va alla conclusione, si addormenta con la palla in mano la Padana. Attenzione a Katia Soglietti, la però non è felice l'aggancio al pallone di Maria Fernanda Marrocci della pivot uruguayana, e quindi la Casagrande Padana può ripartire. Quindi è una nuova occasione per ricucire il mini strappo che si è venuto a creare. Potenziale 10-10 nelle mani della compagine ceramica. Lusetti, Marquez, Habike, le biancorosse si prendono un po' di tempo in più. Questo è un pallone sicuramente importante e le padrone di casa non vogliono vanificarlo. Furlanetto, vediamo sempre interrogarsi sul da farsi. Asia Mangone, ha cambiato tutto Furlanetto per Asia Mangone. Francesca Franco a tu per tu con Elisa Ferrari, ma il portiere bolognese in forza a Ferrara stoppa con grande prontezza il pallone. Elisa Ferrari, che peraltro non manca mai di manifestare il proprio entusiasmo quando piazza questi interventi così indovinati. E quindi il punteggio resta sul 9-10 con Ferrara che ora può allargare la forbice. Fino a poco fa più 2 per la Padana e ora forse più 2 per Ferrara. Questa è la magia della pallamano. Togliamo il forse perché Katia Soglietti, rubierese come origine ma ormai ferrarese a tutti gli effetti, realizza dall'ala 9-11 Francesca Franco, la pronta replica della vice capitana biancorossa, che sancisce il 10-11 al ventesimo. E Elisa Ferrari per la seconda volta in pochi minuti si è fatta superare da un pallonetto, prima con Ilenia Furlanetto e ora con Francesca Franco, appunto, come avete visto pochi secondi fa. 10-11, sempre più emozioni. Radovic intanto cede a Soglietti, Stefani Petrova si fa largo sulla linea dell'area, ma questa volta la conclusione non va a segno. Pronta la rimessa in gioco di Nadia Ayelen Bordon. Furlanetto, vediamo, serve bene Gaia Lusetti, Naomi Marquez Habike contro la sua ex squadra. Asia Mangone in frazione di area. Non cambia quindi il punteggio, peccato, poteva essere una buona opportunità da concretizzare per Casagrande. Dall'altra parte del campo c'è Radovic, ma Nadia Ayelen Bordon ci mette la mano, intercetta sulla propria sinistra. Una serie di errori, una serie e portieri protagonisti in questi ultimi secondi, con Elisa Ferrari che adesso è intervenuta su Asia Mangone. Ancora Secur Fox in avanti, questa volta però il passaggio si perde nel vuoto e quindi la Casagrande Padana può con la dovuta calma ripartire, ma c'è time out richiesto da Marco Agazzani, quindi un minuto di sospensione in questo derby così avvincente. Siamo arrivati al 21esimo minuto e 24 secondi nel corso del primo tempo. Casagrande Padana 10, Secur Fox, Ariosto Ferrara 11, riepilogo breve dei gol messi a segno fin qui per la Casagrande Padana. 6 gol di Ilenia Furlanetto e un gol a testa per Francesca Franco, Simona Artoni, Alessia Artoni e Naomi Marquez Habike. Per quanto attiene Ferrara invece sono 4 i centri di Katia Soglietti, 2 gol a testa per Chiara Ferrara e Stefani Petrova, 2 anche per Sandra Radovic e un gol per l'ex biancorossa Maja Tanić. Questo è quindi la scansione dei gol messi a segno fin qui. Dai rigori dai rigori 3 su 4 per la Casagrande Padana e 1 su 1 Ferrara. Quindi questo è il tabellino momentaneo, il tabellino che si riferisce ai primi 21 minuti abbondanti
di questa contesa. Qui vicino a noi, alla nostra postazione, c'è il presidente della Pallamano Spallanzani Casalgrande, Sergio Cattani, che soffre sempre con la sua però imperturbabilità, ma comunque soffre per le sorti della formazione biancorossa. Non potrebbe essere altrimenti, perché oltre che un ottimo presidente, anche un vero e autentico tifoso di questa formazione. E ora anche lui, come noi, è intento nel seguire l'ennesimo tentativo offensivo della Padana. Marquez si fa largo la difesa ed è gol. Sembrava palo come illusione ottica, ma in realtà è gol. La palla è entrata regolarmente a tutti gli effetti. Secondo centro per il terzino 22enne originario di Cuba, e 11-11, tutto da rifare al 22esimo. Che partita straordinaria qui al Palazzetto Cheop, in collegamento diretto su Eleven Sports. Riparte la Casalgrande Padana con Francesca Franco, smorza un attimo il movimento, vuole fare un passaggio preciso. Mangone, Lusetti, Gaia Lusetti a tu per tu con Elisa Ferrari, realizza un pallone in modo magistrale, finalizza ottimamente questa azione, questa ficcante azione di attacco casalgrandese, e così la Padana può ancora fregiarsi dei galloni significativi, ma ancora del tutto momentanei e provvisori, dei galloni del vantaggio. 12-11, e adesso attenzione a Tanic, il tentativo di servire l'obiundo, attenzione ancora a Tanic, cerca di giocare molto sulle ali, ma adesso il tentativo di tiro centrale per Ferrara di Sandra Radovic non va a segno, ma è stata fermata irregolarmente, quindi ancora la Safe Cool Fox può ripartire, può cercare di concretizzare l'azione. Il tentativo di Stefani Petrova, ma Nadia Yelen Bordon, portiere argentina, da poco cittadina, anche cittadina italiana, Nadia Yelen Bordon ha smorzato, ha intercettato, ha neutralizzato al meglio questo pallone, permettendo così alla Casalgrande Padana di rimanere avanti nel punteggio. Ora occasione d'oro per la compagine ceramica allenata da Marco Agazzani di portarsi sul 13-11, sarebbe importantissimo dato l'andamento di questa partita così tirata, ma c'è da fare i conti con l'Arcigna retroguardia Ariostea. Furlanetto, Mangone dall'ala, cerca il colpo sorpresa e va Asia Mangone, primo gol in campionato per lei. È un primo gol importantissimo, perché permette alla Padana di, e attenzione adesso Stefani Petrova, il tentativo di tiro, ma Nadia Yelen Bordon, sia pure di pochissimo, ci arriva e riesce a neutralizzare la minaccia proprio sul filo di lana. Ancora una volta Nadia Yelen Bordon sugli scudi, e Casalgrande Padana che ora, signore e signori collegati con noi dal Palazzetto Cheope, ha la possibilità di portarsi sul +3, e sarebbe il massimo vantaggio mai acquisito in questa gara finora. Naomi Marquez Abiche, per pochissimo Elisa Ferrari, molto brava anche lei, così come Nadia Ayelen Bordon. Elisa Ferrari ci è arrivata proprio per un non nulla, e quindi il punteggio resta sul 13-11. 2 minuti intanto inflitti ad Asia Mangone per l'intervento su Sandra Radovic, e quindi attenzione a Ferrara che ora può contare sulla momentanea superiorità numerica, o power play come dicono quelli che parlano modernamente. Poco più di 5 minuti al termine della prima frazione di gioco, meno 2 chi attacca in questo momento. Radovic in elevazione, questa volta non può nulla Nadia Yelen Bordon, che tuttavia però era ben piazzata, quindi ci è mancato poco anche per vedere un ulteriore intervento dell'estremo difensore italo-argentino. Comunque gol di Sandra Radovic che sancisce il 13-12. Intanto si usa, come sempre dicono quelli che parlano modernamente, l'extra player, cioè Nadia Yelen Bordon lascia posto ad Alessia Artoni per fare in modo che la Casalgrande Padana possa attaccare con 6 effettive giocatrici, lasciando la porta sguarnita. È una tattica che ha anche i suoi rischi, però è sempre più diffusa tra i tecnici, e Agazzani in questo caso ha scelto non a caso di applicarla.
13-12 la Padana, quindi può attaccare con 6 effettivi. Intanto rientra Nadia Di Lambo, no, c'è il gol di Alessia Artoni, che realizza il suo secondo centro personale. Vediamo adesso Ferrara con Soglietti, Tanic, vediamo Sandra Radovic. Ottima la difesa di Alessia Artoni su Martina Lobiundo, e così la Padana può ripartire. La Padana può ripartire con Furlanetto, Simona Artoni, Furlanetto. 14-12 quando mancano poco più di 3 minuti al termine della prima frazione di gioco. Poi ovviamente al termine di questo primo tempo noi daremo la linea a Milano per il consueto breve intervallo pubblicitario, e poi riprenderemo il collegamento quando saremo in prossimità dell'inizio del secondo tempo. Alessia Artoni, Naomi Marquez Abiche, e non filtra questa volta il passaggio per Alessia Artoni, ma la Padana riacciuffa la palla. Simona Artoni la difende strenuamente, la Padana è ancora in avanti. Che partita, signore e signori! Furlanetto, ci arriva Elisa Ferrari, brava e concreta come sempre. Riparte Ferrara che vuole limare lo svantaggio. Soglietti e Sandra Radovic non controlla benissimo, comunque la palla resta nelle mani della Secul Fox. Tanic, Soglietti, Tanic, Petrova, Radovic, ancora Petrova. Intanto questa è una fase di studio, vedremo cosa si inventerà la Secul Fox con Radovic. Non tira, cede l'incombenza a Maja Tanic, si interroga sul da farsi. Radovic non filtra il pallone per Maria Fernanda Marrocci, perché Naomi capisce tutto. Simona Artoni viene fermata dalla ex compagna di squadra Maja Tanic, quindi la Padana buon gioco per ripartire con Gaia Lusetti, che viene a sua volta stoppata dall'intervento. Avversario e dall'intervento di Maja Tanic, quindi la Casagrande Padana può ripartire alla ricerca di un consolidamento del vantaggio fin qui acquisito, un vantaggio di due lunghezze. Marquez, Lusetti, vediamo per Ilenia Furlanetto, Lusetti si fa largo, Furlanetto si tira in elevazione e segna, settimo centro per Ilenia Furlanetto, che porta avanti la Casagrande Padana di 3. Carlos Alberto Britos, il tecnico della Casagrande, della Secul Fox Ariosto Ferrara, vuole parlarci sopra ovviamente per un minuto, e ne ha ben donde. 15 Casagrande Padana, 12 Secul Fox Ariosto Ferrara, quando manca poco più di un minuto e mezzo all'intervallo. E mentre siamo qui in questa pausa, ne approfittiamo per dare un appuntamento importante. Domani al Paracheope, qui a Casalgrande, si svolgerà la seconda e ultima giornata del Memorial Roberto Camponesco. Domenica scorsa si è già svolta la giornata inaugurale con il torneo della serie delle appunto squadre di terza serie maschile, serie B, vinto dalla Modula Casalgrande. Domani invece si terrà la seconda e ultima giornata con un doppio appunto torneo, niente proprio di meno che un doppio torneo. Nella fattispecie ci sarà un tabellone, ecco, dedicato alle under 15 femminili, e invece un altro torneo per le under 20 femminili, quindi categorie under 15 e under 20 femminili alla ribalta domani qui al Palacheope dalle 9 alle 18. Una intensissima giornata di gare per il Memorial Roberto Camponesco, un memorial intitolato a uno storico dirigente della pallamano, Spallanzani Casalgrande, che purtroppo ci ha lasciato nel 2016. Gran persona oltre che grande uomo di sport, quindi non bisogna mancare qui domani pomeriggio al Palacheope dalle 9 alle 18. Intanto Furlanetto va in gol, il gol di Ilenia Furlanetto è l'ottavo centro personale, 16-12. Il time out richiesto da Britos non ha avuto gli effetti che l'allenatore ferrarese avrebbe sperato, e quindi 16-12, sbaglia tutto Petrova perché serve involontariamente Marquez Habik, è il momento della Padana, Alessia Artoni questa volta non va il suo contropiede perché Elisa Ferrari ci mette una pezza, ma Ferrara è sempre in ritardo di 4 lunghezze, meno di un giro di lancetta all'intervallo,
al termine di questa prima frazione di gioco riepilogheremo i gol, poi lo ripetiamo, intervallo, e prenderemo di nuovo la linea ovviamente per il secondo tempo, sempre qui su Eleven Sports. Il tentativo di Maria Fernanda Marocci, che però viene fermata da Francesca Franco. Francesca Franco, la vice capitana biancorossa, alla quale vengono adesso combinati due minuti. C'è rigore a favore della Secur Force, quindi le Volpi possono piazzare quella zampata che permetterebbe loro di arrivare all'intervallo con un passivo più limitato rispetto a quello che ora il tabellone indica. 16-12, Soglietti contro Bordon, 77 contro 12 come numero. Soglietti va in gol, Soglietti non si fa sorprendere, Katia Soglietti è il quinto centro personale, 2 su 2 rigori per la Secur Fox. Marquez in elevazione, gran gol del terzino cubano, dell'ex di turno Naomi Marquez Rabic, 17-13. Vediamo, Soglietti, c'è Filanetto su di lei. Fine primo tempo, termina in questo momento la prima frazione di gioco, gli arbitri dicono che può bastare così e quindi ribadiamo il risultato al termine del primo tempo. La Casalgrande Padana sta conducendo sulla Secur Fox Ariosto Ferrara per 17-13, riepilogando i gol per la Casalgrande Padana, 8 centri Ilenia Furlanetto, 3 gol per Naomi Marquez Habiche, 2 reti per Alessia Artoni, 1 rete a testa per Simona Artoni, Asia Mangone, Francesca Franco e Gaia Lusetti. Parlando invece della Secur Fox Ariosto Ferrara, sono 5 i punti di Katia Soglietti, 2 gol a testa per Stefani Petrova e Chiara Ferrara, 3 gol per Sandra Radovic e una rete per Maya Tanic. Questo è il riepilogo quindi dei gol messi a segno quando sono le 19:03. Minuti primi in questo momento. Diamo la linea a Milano per un breve intervallo e ci ritroviamo qui tra pochi minuti per il secondo tempo di Casalgrande Padana Secur Fox Ariosto Ferrara. A tra poco, a voi Milano.
dai via. Dammi un cenno sempre. Sì, se tu vuoi andare puoi andare. 19:11 minuti primi, riprendiamo la linea da Casalgrande per il secondo tempo di questa avvincente contesa tra la Casalgrande Padana e la Secul Fox Ariosto Ferrara, sfida, lo ricordiamo, valida per la seconda giornata del massimo campionato di pallamano femminile Serie A1. Ben trovati dal Palazzetto Cheope in collegamento diretto su Eleven Sports, salutiamo quanti, salutiamo il nostro sterminato pubblico che ci sta seguendo, in particolare anche la platea ferrarese che sicuramente non avrà mancato nel seguire questo appuntamento della propria formazione, formazione che in questo momento comunque si trova in svantaggio per 17-13. Infatti la prima frazione di gioco si è chiusa sul 17-13 a favore della Padana, ma in questo momento pronti via, non c'è neanche quasi stato il tempo di dare inizio alla seconda frazione di gioco, pronti via, e Martina Lobiundo ha subito ricucito parte dello strappo. 17 Casagrande Padana, 14 Secul Fox Ariosto Ferrara. L'abbiamo detto anche prima, ma questa gara, al di là di quello che possono essere le motivazioni di campanile, ha una importanza sicuramente strategica per entrambe le formazioni a livello di classifica, in quanto ambedue le contendenti hanno la ghiotta possibilità di centrare i primi punti stagionali proprio questa sera. Entrambe le formazioni sono state sconfitte nel turno inaugurale, quindi insomma questo rende ancora più significativa la posta in palio oggi. Attenzione intanto alla Secul Fox Ariosto Ferrara, che ha piazzato un parzialino di 0-2 in proprio favore con Stefani Petrova, che pochi secondi fa ha superato con un tiro decisamente indovinato e astuto Valentina Bonaccini. Quindi da 17-13 a 17-15 questo inizio, questa vampata iniziale da parte della formazione ospite, ammonisce la Casagrande Padana e serve sicuramente per ricordarle che nulla è ancora deciso, nulla è ancora scritto in questo confronto, in questo derby dell'Emilia, in collegamento diretto su Eleven Sports. Seguiamo quindi l'azione offensiva della Padana, ancora alla ricerca del primo gol in questa ripresa. Furlanetto, Naumach e Trabiche, c'è l'azione, viene fermata dagli arbitri, ma Asia Mangone recupera la sfera con grande maestria e permette così alle sue compagne di squadra di ripartire per un nuovo assetto offensivo. Furlanetto, non serve Mangone, prova il tiro, non va a segno, ma viene contrastata dalla retroguardia bianco-azzurra e così la Padana può ancora rimanere in avanti e può ancora portarsi sul più 3. Lusetti, Furlanetto adesso, siamo interrogati e voler scrutare il da farsi. Furlanetto con freddezza calcolatrice serve Marquez, ancora Furlanetto, Alessi Artoni scarica il pallone di nuovo per Furlanetto, Asia Mangone, vediamo se c'è la stoccata vincente, c'è la stoccata vincente di Asia Mangone, l'ala biancorossa nel giro della nazionale inaugura le realizzazioni della compagine ceramica nel corso del secondo tempo. 2 minuti intanto per Maria Fernanda Marrocci nelle file ferraresi. Si riprende da centrocampo un cerchio del campo ridisegnato, come sicuramente potete vedere, con l'emblema del comune di Casalgrande. C'è stato anche stata quindi questa miglioria dal punto di vista del parquet qui al Palazzetto Cheope. Nuovo cerchio a centrocampo con l'emblema ben in evidenza del comune di Casalgrande in provincia di Reggio Emilia, quindi la città della formazione biancorossa, ed è anche la città da cui vi stiamo parlando, Casalgrande. Ma ritorniamo in cronaca con l'azione di Ferrara, che vuole subito replicare al gran gol messo a segno poco fa da Asia Mangone. Vediamo adesso Tanic, sfugge il pallone a Sandra Radovic e può ripartire la Padana per poco. Si riusciva a piazzare il gol a sorpresa superando Elisa Ferrari, ma
la palla è andata fuori proprio di qualche millimetro sulla sinistra della porta bianco-azzurra e quindi può ripartire la Secur Fox Ariosto Ferrara, che anche in questa occasione fa uso del power play, quindi fuori il portiere e dentro un elemento in attacco in più per avere più forza in avanti anche nell'inferiorità numerica. Adesso nulla di fatto, comunque può ripartire la Casagrande Padana con Naomi Marquez Habike, che serve Furlanetto. Naomi Marquez Habike, tre gol per lei fino a questo momento, Lusetti Mangone. Ecco, la Padana ha interesse in questa fase a non accelerare troppo i tempi, sembra quasi voler amministrare sapientemente il vantaggio acquisito per poi avere la lucidità e l'efficacia necessaria da incrementarlo. Ma è ancora molto da dire questa partita. Elisa Ferrara infatti adesso si oppone al tiro di Asia Mangone e riparte Ferrara con Tanic. Soglietti cerca Tanic, Maya Tanic si fa largo nella parte centrale dell'assetto offensivo, viene fermata da Simona Artoni, riparte però la Secur Fox ancora in mano la palla del potenziale meno 2. Ancora Tanic, molto cercata dalle compagne di squadra in questo frangente di attacco. Petrova vorrebbe servire Sara Ottani, ma la palla non filtra. Comunque la Secur Fox è ancora in avanti, Petrova, su di lei c'è Furlanetto, c'è ancora il gioco, viene ancora interrotto dagli arbitri, ma la Secur Fox è ancora in avanti, una Secur Fox che tuttavia deve anche sbrigarsi a cercare la conclusione per non finire sotto passivo. Ci prova Sandra Radovic, intercetta Nadia Ayelen Bordon che manda la sfera sul montante alla propria destra, ma viene fermata irregolarmente il terzino serbo e quindi c'è rigore a favore delle giocatrici ospiti e se ne incaricherà Katia Soglietti, manco a dirlo, come sempre stanno a lei i rigori. Gaia Lusetti intanto si improvvisa pulitrice di parquet, ecco, questo potrebbe essere un secondo lavoro magari per lei, ma tra qualche tempo, quando ecco smetterà di fare pallamano, tra molti e molti e molti anni, perché lei è veramente molto brava a giocare a pallamano ovviamente. Katia Soglietti, intanto c'è il gol su rigore, 3 su 3 dai 7 metri per Ferrara, e c'è il gol Katia Soglietti, ma risponde immediatamente Francesca Franco, 19 a 16, quindi rimangono inalterate rispetto a pochi istanti fa i margini, le distanze, ecco, tra le due formazioni, 19 Casagrande Padana, 16 Ariosto Ferrara. C'è il gol di Sandra Radovic con una grande conclusione in elevazione, 19 a 17. Non si può affatto abbassare la guardia, non può farlo la Casagrande Padana, che ora con Marquez Habike tenta il colpo a sorpresa dalle parti di Elisa Ferrari, non le riesce, ma la palla è ancora nelle mani della formazione allenata da Marco Agazzani. Gaia Lusetti, da questa Furlanetto, Gaia Lusetti ancora, Naomi Marquez Habike, vedremo cosa deciderà di fare, servire Furlanetto, ancora Naomi, Alessia Artoni, Ilenia Furlanetto, azione manovrata da parte della compagine ceramica, è curioso quindi infatti vedere la conclusione, Simona Artoni, secondo centro personale per lei, un gol particolarmente pesante questo, perché porta la Padana sul 20 a 17, e qui Radovic perde il pallone, ma comunque c'è stata una deviazione da parte biancorossa e quindi gli arbitri assegnano giustamente l'angolo alla Secur Fox. Tanic, Petrova, Tanic, Radovic, Tanic, Petrova, Radovic, Tanic e Petrova sono le tre chiavi in questo momento del gioco bianco-azzurro. Il tentativo di tiro di Sandra Radovic viene smorzato efficacemente dalla difesa avversaria, quindi la Secur Fox resta in avanti, però è sotto passivo e la conclusione deve arrivare in fretta. Gli arbitri hanno la mano alzata, Tanic risponde bene, Nadia Yelen Bordon, Secur Fox ancora in avanti, ma sono gli ultimi istanti per poter colpire a rete. Zancanella e Testa hanno la mano alzata, prova la conclusione Stefani Petrova, ma anche in questo caso Nadia Yelen Bordon risponde presente, abbassa la saracinesca e quindi il risultato buon per la Padana resta inalterato, 20 Casalgrande, 17 Ferrara.
Lusetti cerca di stare via Francesca Franco, per poco non va a segno ma viene fermata in modo assolutamente evidente dalla difesa avversaria, e quindi ci sarà ancora una volta un rigore per la Casagrande Padana. Se ne incarica Irenia, Furlanetto quasi infallibile questa sera dai 7 metri, no, vediamo, c'è dell'incombenza forse a Francesca Franco. Francesca Franco, non Irenia Furlanetto ma Francesca Franco, non la capitana ma la vice capitana. Franco contro Ferrari, Francesca Franco va a segno ed esulta com'è nel suo stile. 4 su 5 per la Casagrande Padana, i tiri dai 7 metri, 21 a 17 il punteggio complessivo, e per la cronaca sono anche 3 le reti personali messe a segno fin qui dalla pivot di origine siciliana, nonché vice capitana biancorossa Francesca Franco. Ora seguiamo l'azione offensiva della Secure Fox, che non molla, che non vuole arrendersi ovviamente perché sente giustamente di essere ancora in partita, ma qui purtroppo per Ferrara l'azione offensiva si rivela piuttosto pasticciata e quindi la Casagrande Padana può ripartire cercando un gol che la porterebbe in vantaggio di 4 lunghezze, un margine non ancora rassicurante visto che non siamo neanche al decimo minuto della ripresa, ma comunque che permetterebbe di guardare con crescente tranquillità alle fasi successive dell'incontro. Vediamo adesso Gaia Lusetti, cerca la penetrazione all'interno della difesa, era buono il tentativo ma Lisa Ferrari ci è arrivata, c'è la deviazione comunque, angolo, Marquez, Furlanetto, Ilenia Furlanetto da questi a Simona Artoni, si fa largo, Naomi Marquez B che prova il tiro in elevazione ma viene smorzato dalla difesa avversaria. Ora nel contropiede Katia Soglietti, Nadia Ayelen Bordom tocca il pallone ma non riesce a impedire che la sfera vada a depositarsi in fondo al sacco, 21 a 18 l'esperienza della capitana biancoazzurra Katia Soglietti ancora una volta fa la differenza e permette alla Ariosto Secure Fox di rimanere a galla in questo derby dell'Emilia, che comunque al 40° di gioco vede avanti la Casagrande Padana con il punteggio di 21 a 18. Padana che adesso è in avanti ancora con Ilenia Furlanetto, inesauribile questa sera e del resto non soltanto questa sera. Alessia Artoni viene fermata, c'è un fuoco incrociato su di lei. Furlanetto, Lusetti, attenzione, potrebbe avere un varco per tirare. Lusetti, Gaia Lusetti, la centrale di Casagrande, che gol si è inventata. C'era uno spazio strettissimo, ma quei pochi millimetri lei ha saputo sfruttare per addivenire al 22 a 18. Ora Soglietti dall'ala, cerca un passaggio a beneficio di Maria Fernanda Marrocci, ma Naomi Marquez Abiche ha capito tutto. Furlanetto viene fermata dalla sua ex compagna di squadra Maria Tanic, la palla però è ancora nelle mani della Casagrande Padana. Momento d'oro, momento buono per le padrone di casa per piazzare i fendenti che potrebbero essere molto vicini a essere i fendenti decisivi. Un primo fendente arriva qua e porta la firma di Alessia Artoni al suo terzo centro personale. Ferrara perde palla, Katia Soglietti non riesce ad agganciare la sfera come avrebbe voluto e così la Padana riparte con la seria intenzione di sfruttare il momento aureo che in questo momento sta contraddistinguendo la formazione ceramica allenata da Marco Agazzani. È il momento della Casagrande Padana, è il momento per la Casagrande Padana di porre una seria ipoteca sulla vittoria. Non ce ne voglia il pubblico ferrarese in visione e all'ascolto in questo momento, ma la partita sta indicando effettivamente questo, una Casagrande Padana che almeno fino a questo momento ha fatto vedere qualcosa in più in quanto a solidità, efficacia e sicurezza rispetto alle più volenterose ospiti. Ilenia Furlanetto, 9, sono 9 i gol della capitana casalgrandese, originaria di Pontinia ma ormai casalgrandese a tutti gli effetti. Carlos Alberto Britos, allenatore della Secure Fox Ariosto, vuole riflettere un attimo su questo momento non certo favorevole per la propria formazione e quindi siamo al time out, 12° minuto del corso della ripresa, 24 Casalgrande, 18 Ferrara, è il massimo vantaggio per la Padana quando sono le 19:24 minuti primi. Siamo in diretta su Eleven Sports qui a Palazzetto Cheope.
Riepilogando brevemente il tabellino emerso fin qui per la Padana: 9 gol Ilenia Furlanetto, 2 gol Asia Mangone, 3 reti Francesca Franco, 2 gol Simone Artoni, 3 gol per Alessia Artoni, 3 gol per Naomi Marquez Habiche, 2 reti Gaia Lusetti per Ferrara, 2 reti per Chiara Ferrara, una rete Maya Tanic, una rete per Martina Lobiundo, 7 i gol di Katia Soglietti, 3 le reti di Stefani Petrova, 4 gol per Sandra Radovic. Dai rigori, i rigori sono 4 su 5 per la Padana, 3 su 3 di Ferrara. I parziali che hanno contraddistinto la sfida fin qui: al decimo 5 a 5, al ventesimo 10 a 11 per la Secul Fox, a fine primo tempo 17 a 13 per la Casagrande Padana e al quarantesimo sempre 21 a 18 ovviamente per la compagine allenata da Agazzani. Si riprende ora al dodicesimo della ripresa e 30 secondi sul 24 a 18. Tanic, Petrova, Petrova, non va, Francesca Franco capisce tutto, il contropiede, Ceramico, Furlanetto, Furlanetto, gol, gol, doppia cifra per Ilenia Furlanetto, sono 10 i suoi centri. Vediamo, da, risponde subito Chiara Ferrara con un gol dall'ala, porta Ferrara a 19, ma la Casagrande Padana è già là, svetta a quota 25. E in questo momento sembra essere assoluta dominatrice della partita. 25 a 19, è una Padana che ha personalità, è una Padana che ha attitudine, è una Padana che ha senso del gioco, senso dei ritmi del gioco, e in questa fase, anzi in questo incontro a pari superiore a una Ferrara che comunque non ha lesinato sforzi, sta comunque disputando una partita generosa e che nei prossimi minuti giocherà le sue ultime possibilità per cercare di uscire dal Palacheope con almeno un risultato utile. Ma c'è super Ilenia Furlanetto che arriva a consolidare il vantaggio della Padana, 26 a 19. Ora la Secul Fox è subito in avanti, ma la partita sta prendendo una piega, bisogna dirlo, ben definita. 26 a 19, è una Casagrande Padana che sta per regalare una forte soddisfazione al proprio pubblico, un pubblico che va anche ben al di là del pur importantissimo ambiente reggiano. Non a caso ci sono anche molti sostenitori al di fuori di questo territorio, ad esempio a Castelnuovo Scrivia, grazie al portiere Caterina Maria Mutti c'è un buon nucleo di sostenitori biancorossi che fanno il tifo per la propria illustre concittadina. Questa sera non c'è, ma comunque non mancherà di sicuramente farsi valere nelle prossime uscite ufficiali quando il suo infortunio sarà risolto. Un saluto quindi a quanti dal Piemonte stanno seguendo, in particolare la Casagrande Padana. 26 a 19, 14esimo, siamo a poco meno di metà ripresa. Gioco momentaneamente fermo, ne approfitto per ricordarvi che a fine partita riepilogheremo tutto il tabellino e poi chiuderemo il collegamento e diamo l'appuntamento fin da ora comunque alle interviste che saranno disponibili in serata sui canali social della Pallamano Spallanzani Casagrande, in particolare su Instagram e su Facebook. Quindi le interviste quest'anno si potranno attingere proprio attraverso i canali social del Club Biancorosso, lo ricordiamo, Facebook e Instagram. Non verranno più date in diretta per motivi organizzativi, ma comunque ci sarà, ripeto, la possibilità di seguire la voce delle protagoniste di questo incontro attraverso i social network. Riparte intanto la Casagrande Padana, Furlanetto, Lusetti, Naomi Marquez Habiche, Furlanetto. Casagrande Padana, assoluta padrona dell'incontro, in particolare dopo quest'ultimo attacco ferrarese vanificato dalle biancoazzurre. Furlanetto per Naomi Marquez Habiche, gira bene la sfera per Francesca Franco. Irregolarità nell'azione offensiva, infrazione di area, ma comunque il margine favorevole per la compagine di Marco Agazzani si presenta ancora abbastanza rassicurante, tale quindi da poter arginare psicologicamente anche questo mancato appuntamento con il gol. Ferrara sta sbagliando moltissimo, sente evidentemente il peso del punteggio, il peso del passivo, tant'è vero che Ilenia Furlanetto mette a segno il suo 12° centro. Ormai non ci sono più parole per definire
la prova di assoluta qualità, di assoluto spessore, di assoluta personalità che la capitana casalgrandese ha fornito questa sera, e non soltanto questa sera, perché Ilenia non è certo nuova a queste prove così prolifiche dal punto di vista offensivo. Katia Soglietti non aggancia il pallone che le era stato offerto da Stefani Petrova, 27-19, è sempre più un derby a tinte biancorosse. Manca ancora poco meno di un quarto d'ora, 14 minuti e rotti, ma la Padana, lo si vede anche dall'entusiasmo della panchina, la Padana è ormai vicina, è ormai a un passo dall'ottenere i primi due punti stagionali, e che sarebbero una iniezione di fiducia veramente straordinaria in vista del complesso confronto in programma sabato prossimo 24 settembre, sempre qui al Palazzetto Cheope e sempre ovviamente in collegamento su Eleven Sports. Lo ricordiamo, Casalgrande Padana contro Bressanone, da non perdere. Alessia Ottoni intanto segna il suo quarto centro personale, da non perdere, anche perché sicuramente Bressanone dovrà sudare assolutamente parecchio per avere ragione di questa Casalgrande Padana, della grande potenza tecnica, agonistica e caratteriale che la Casalgrande Padana sta dimostrando, ha dimostrato già lo scorso sabato e sta in particolare dimostrando in questo derby con Ferrara, che sta sempre più viaggiando verso il successo casalgrandese. 28-19 intanto il tentativo di Katia Soglietti, ma Nadia Yelen Bordon ci arriva, Casalgrande Padana può piazzare il più 10, Nadia Yelen Bordon esulta, invita il pubblico a fare altrettanto, il pubblico accoglie questo suo incitamento, il pubblico di Fede Biancorossa qui convenuto numeroso al Palazzetto Cheopi in via Aosta. Sono le 19.31 in rigorosa diretta su Eleven Sports, Nicolò Rinaldi vi sta parlando e potrebbe in questo momento descrivervi il gol del più 10, potrebbe, perché la Casalgrande Padana è in questo momento in fase offensiva e ha 9 gol di vantaggio, 28-19. Dobbiamo dire 9 gol che comunque sia ci stanno, in particolare in virtù di quello che la Padana ha mostrato dal 23esimo in avanti, quindi nella parte conclusiva del primo tempo e poi per tutta la ripresa. Marquez Abic, ci arriva bene Elisa Ferrari, sempre l'ultima ad arrendersi. Elisa Ferrari, un portiere di grinta e di temperamento, un valore aggiunto per la Secur Fox Ariosto Ferrara, e abbiamo ottimi motivi per credere che lo sarà sicuramente durante questo campionato di A1 femminile. Ora riparte la Secur Fox per provare a rimettersi in carreggiata, per provare a ritrovare la Trebisonda di una sfida che ormai sembra incanalata verso Casalgrande. Comunque c'è il gol un po' fortunoso di Stefani Petrova, palo e rete, quarto centro personale per la Bulgara, classe 2003, centrale terzino, nuovo acquisto delle Volpi Estensi, 28-20. Comunque è una Padana, lo si vede, che non ha alcuna intenzione di tirare i remi in barca, anzi se possibile vi è l'intenzione di aumentare ancora di più il margine di vantaggio, perché più larga sarà la vittoria, più forte anche sarà la spinta motivazionale in vista dell'impegnativa sfida contro Bressanone. Infrazione intanto da parte di Naomi Marquez Habic, la palla torna alla Secur Fox, Tanic, vediamo Petrova, il tiro che prova a stamparsi sul palo, sul montante a sinistra dell'estremo difensore italo-argentino Nadia Ayelen Bordon. Vi ricordiamo, al termine del collegamento chiuderemo molto rapidamente, ancora una volta ringraziandovi per il seguito che ci avete accordato anche in questa serata, in questa premiere casalinga della Casalgrande Padana e in questo campionato di serie A1 femminile, e ribadiamo l'appuntamento con le interviste che si potranno tranquillamente rinvenire in serata già a partire da questa sera sui canali social della Pallamano Spallanzani Casalgrande. Furlanetto intanto potrebbe tirare, gran sottomano, un gol alla Guerrazzi come si diceva una volta. Elisa Ferrari tocca il pallone ma non quel tanto che basta per evitare il gol, risponde immediatamente Katia Soglietti, 8 i centri per Katia Soglietti, 13 quelli di Ilenia Furlanetto, capitane quindi in grande evidenza in questa serata.
intanto è scoccato il 50esimo, 29 Padana, 21 Secul Fox. È una Casalgrande Padana che vuole, pretende di costruire una marcia trionfale, una marcia vincente in questi ultimi 600 secondi della contesa. Ha ottimi motivi per sperarlo, ovviamente, ma la Secul Fox darà comunque battaglia, ce la scommetterò fino all'ultimo, almeno per addolcire l'entità della sconfitta. Marquez, Furlanetto, il tiro viene smorzato dalla difesa avversaria, ci arriva Elisa Ferrari, Soglietti contro Bordon, Nadia Yelen Bordon questa volta si supera neutralizzando una conclusione che non era assolutamente facile da intercettare. Sugli scudi anche Nadia Yelen Bordon, sempre più in forma. I problemi fisici delle prime settimane di preparazione sono ormai alle spalle in maniera pressoché completa. 29 a 21, 9 minuti al termine qui al Palazzetto Cheope, ci stiamo avvicinando, no, sono le 19:35, ci stiamo avvicinando all'epilogo di questa sfida. Time out richiesto da Marco Agazzani. La Padana ha una fermazione che è quasi in cassaforte, basta soltanto chiudere la cassaforte a chiave, ma ovviamente Agazzani non permette che qualcosa possa essere dato per scontato anche in questi minuti conclusivi, e quindi insomma vuole riflettere con le proprie ragazze sulle strategie da attuare in vista di questo rettilineo finale della gara. Del resto i punti in palio, come abbiamo detto tante volte, sono troppo importanti per lasciare qualcosa all'improvvisazione. Quindi 29-21, ribadiamo intanto l'appuntamento domani pomeriggio qui al Palazzetto, anzi per tutta la giornata di domani qui al Palazzetto Cheope, con il Memorial Roberto Camponesco. Due tornei, torneo Under 15 e torneo Under 20, entrambi femminili, dalle ore 9 alle ore 18. Non mancate qui al Palazzetto Cheope, soprattutto chi è in zona. Elenchiamo anche le formazioni partecipanti. Per l'Under 15 ci saranno proprio l'Ariosto Ferrara, poi Malo, le Tusce Prato e ovviamente Casalgrande Padana. Nell'Under 20 invece la Casalgrande Padana, l'Ariosto Ferrara, le Tusce Prato e Mestrino. Quindi questa è la griglia di partenza della seconda e ultima giornata del Memorial Roberto Camponesco, domani, domenica 18 settembre, qui al Palazzetto Cheope di Casalgrande. Per quanto riguarda invece i prossimi appuntamenti agonistici delle prime squadre che in questo momento si stanno ancora affrontando, lo ribadiamo, sabato prossimo saremo ancora in collegamento su Eleven Sports qui dal Palazzetto Cheope per il duello Casalgrande Padana Bressanone, appuntamento alle ore 18:30. Invece ricordiamo al pubblico ferrarese in particolare che la Secul Fox ospiterà sempre sabato prossimo la formazione varesina del Cassano Magnago. Quindi Secul Fox, Ariosto Ferrara contro Cassano Magnago al Pala Boschetto di Ferrara sabato prossimo 24 settembre alle ore 17:30, e anche quella partita e anche questa partita sarà ovviamente disponibile in diretta integrale su Eleven Sports. Intanto c'è il gol di Alessia Artoni, quinto centro personale per lei, e siamo 30 a 21, 9 gol di vantaggio, meno di 8 minuti al termine. Non saremo sicuramente accusati di formulare conclusioni troppo affrettate se diciamo che ormai la Casalgrande Padana ha la vittoria in ghiaccio. Una partita che la Padana ha condotto, dobbiamo dirlo, nel migliore dei modi sotto ogni punto di vista. Serviva una prova di carattere e di qualità per consolidare i segnali incoraggianti emersi 7 giorni fa a Salerno, emersi nonostante la sconfitta di 11 punti che comunque non racconta nel dettaglio il reale andamento della sfida, segnali che comunque la Casalgrande Padana ha fornito puntualmente. E per quanto invece riguarda la Secul Fox, ancora una serata sicuramente non felice dal punto di vista del punteggio, ma sicuramente Ferrara è una squadra di grandi peculiarità, di grandi potenzialità, e quindi di certo allecate in regola per risollevarsi quanto prima, già a partire da sabato prossimo nel confronto con Cassano. Intanto Alessia Artoni, 6 punti, e Casalgrande può ancora colpire, più 10, 31 a 21. E la Padana ha concretizzato il Deca, ha piazzato il Deca, e si sa, 10 gol nella pallamano sono come 20 punti nella pallacanestro, da recuperare sono veramente molto difficili, e
e per recuperarli serve assolutamente una bravura estrema, che sicuramente Ferrara potrebbe anche avere, ma il tempo ormai scarseggia. Prova la conclusione Nicole Giombetti, ma il tiro non è indovinatissimo, e comunque Elisa Ferrari ci arriva ben piazzata. 6 minuti al termine, 31-21, ultimi sussulti, ultimi lampi di questa, grande importante serata qui al palazzetto Cheope. È una casa grande padana che si merita sicuramente un bel tu sì che vales, tanto per citare un programma televisivo molto popolare che inizierà tra poco questa sera, ma questa è un'altra storia. C'è rigore intanto, c'è rigore intanto per Ferrara, con Katia Soglietti che cercherà questa volta di fare gol a Valentina Bonaccini. Soglietti contro Maria Soglietti, fin qui infallibile, ma sbaglia questa volta. La stanchezza si fa sentire sia per Katia Soglietti, ma anche per tutta la formazione ferrarese, che ha effettivamente speso molto nonostante il punteggio. Brava quindi Valentina Bonaccini, portiere scandianese di San Rufino, qui vicino a Casalgrande, che ipnotizza Katia Soglietti e quindi impedisce a Ferrara di mettere a segno il 22esimo punto, almeno per il momento. C'è avanti la padana con Nicole Giombetti che viene fermata dalla retroguardia avversaria. Poco più di 5 minuti al termine. Furlanetto, è una passerella vincente per la padana. Gaia Lusetti viene fermata irregolarmente. Ci sono 2 minuti inflitti a Sandra Radovic. Terzino serbo classe 98 della Securfox Ariosto. E ora Ilenia Furlanetto contro Elisa Ferrari, l'ennesimo capitolo di questa sfida, nella sfida che si è consumata e svolta questa sera qui in via Aosta a Casalgrande. Ilenia Furlanetto contro Elisa Ferrari, questa volta Elisa Ferrari ci arriva, ci mette il piede e poi la palla va a sbattere contro il palo alla sua destra, ma comunque questo non toglie nulla a quella che è la natura del punteggio, a quella che è la natura, la sostanza di ciò che si è visto questa sera. Larga vittoria per la Casalgrande padana, una vittoria che si concretizza nonostante questo gol di Chiara Ferrara, che porta 4 le sue realizzazioni personali. Larga affermazione per la Casalgrande padana, che così centra i primi 2 punti di quest'anno, di questo campionato di Serie A1 femminile, e può così guardare con rinnovata fiducia, con rinnovato slancio ai prossimi impegni. Chi temeva che la Casagrande padana arrivasse alla quinta giornata, gol di Gaia Lusetti intanto, arrivasse alla quinta giornata a quota zero, è stato puntualmente smentito, e ora lo possiamo dire con assoluta certezza, manca solo di conoscere l'entità del punteggio finale, l'entità dell'affermazione della compagine ceramica. Ultimissimi spunti qui al palazzetto Cheope, quindi il nostro collegamento volge al termine. Gol di Stefani Petrova, sono già 5, quando sono le 19:43 il nostro collegamento, lo ripetiamo, volge al termine, giusto il tempo per poter certificare l'esatta entità della vittoria biancorossa. È una Casalgrande padana che dopo la salvezza diretta conquistata in grande stile nello scorso campionato, quest'anno punta quantomeno a ripetersi. Poi ovviamente nell'ambiente di Casalgrande, tra chi segue la squadra, intanto Naomi Marquez Abiche, 4 centri, c'è chi spera anche in un possibile assalto ai playoff per il tricolore, ma bisogna andare con calma, un obiettivo per volta. E intanto la padana sicuramente questa sera ha inserito un mattoncino in più, non indifferente, nella concretizzazione dei propri sogni di gloria. Aspettative di alto livello anche per la Ariosto Ferrara, come più volte dichiarato in settimana dalle principali protagoniste della Securfox, vale a dire qualificazione alla Coppa e accesso ai playoff tricolori. Questi sono gli obiettivi, Coppa Italia e accesso ai playoff per i tricolori, questi sono gli obiettivi della Securfox. E nelle sicuramente prossime settimane potremo capire se, quando, come, quando e se
la Secure Fox potrà raggiungerli. Intanto Giombetti, gran contropiede di Nicol Giombetti che realizza il suo primo gol in questa gara. 34-23, mancano soltanto due minuti al termine, meno di due minuti in questo momento. Chiara Ferrara, ultimo scatto di forza della Secure Fox per cercare di addolcire le dimensioni della sconfitta. Bene la Casagrande Padana, davvero bene sotto ogni aspetto. Poi approfondiremo tutti questi temi ovviamente durante le interviste che, lo ripeto, saranno disponibili sui social della Pallamano Spallanzani Casagrande già in serata. Intanto perde palla la Secure Fox, Giombetti, Furlanetto, gran contropiede, Furlanetto ci mette il piede questa volta, Lisa Ferrari che si concede un momento di esultanza, giustificato perché questo è comunque un buon intervento, anche se non servirà purtroppo per le giocatrici ospiti, non servirà purtroppo per cambiare le sorti della contesa. Sara Apostoli intanto fa il proprio ingresso in campo e segna a sua volta la giovane pivot della Padana. 35-23, la sembra più promettente Sara Apostol, piazza a sua volta un proprio sigillo. Chiara Ferrara la imita dall'altra parte del campo. 35-23, 35-24, ma ormai non ci sono più ostacoli. Ultimi 40 secondi, non ci sono più ostacoli verso l'affermazione convincente della Casalgrande Padana. Riepilogheremo il tutto tra poco mentre seguiamo questo attacco di Lenia Furlanetto. Marquez non va a segno, gli arbitri interrompono l'azione. Ultimi 20 secondi, ma è Sara Postol che agguanta nuovamente la sfera e può permettere così alla Casagrande Padana di ripartire, probabilmente di arrivare fino in fondo alla partita con in mano il pallino del gioco offensivo. Furlanetto, mangone in acrobazia, ha quasi intercettato la sfera, c'è l'azione di area, ma finisce qui l'incontro e quindi possiamo ufficializzare il risultato finale qui a Palazzetto Cheope di Casalgrande. Primo successo stagionale in campionato per la Casalgrande Padana, che ha superato la Secure Fox Ariosto Ferrara con il punteggio di 35-24. Ripeto il finale qui dal Palazzetto Cheope, 35-24. Padana vittoriosa, quindi grazie ai gol di Asia Mangone che ha totalizzato due centri, un gol Nicole Giombetti, 3 per Francesca Franco, 13 gol, dicasi 13, per Ilenia Furlanetto, una rete per Sara Apostol, due reti per Simona Artoni, 6 reti per Alessia Artoni, 4 i gol di Naomi Marquez Habike e 3 gol per Gaia Lusetti. Intanto le biancorosse esultano, ne hanno ogni ragione. Per la Secure Fox Ariosto Ferrara si contano invece 5 gol di Chiara Ferrara, una rete per Maya Tanic, una rete per Martina Lobiundo, 8 reti per Katia Soglietti, 5 reti per Stefani Petrova e 4 gol per Sandra Radovic. Questo è il tabellino dell'incontro quando sono le 19:48 minuti qui al Palazzetto Cheope. Chiudiamo il collegamento, l'appuntamento, lo ribadiamo, è per sabato prossimo sempre qui su Eleven Sports, quando la Casagrande Padana ospiterà il Bressanone. Ancora una volta mille grazie per la vostra gentile attenzione e un appuntamento a sabato prossimo. Buona serata a voi Milano.